Il 14 novembre si celebra la giornale mondiale del diabete. L'associazione diabetici di Alcamo ha organizzato una iniziativa in Piazza Ciullo. Allora, l'ADA, come ogni anno, in occasione di questa giornata mondiale del diabete, scende in piazza. Questa è un'occasione per fare prevenzione e informazione. Cercheremo di sensibilizzare non solo la cittadinanza e la popolazione, ma anche le istituzioni per accelerare e affiancare le persone diabetiche nell'iter burocratico che oggi rallenta tutto quello che concerne il mondo del diabetico. Anna Allegro è la presidente dell'associazione, Carla Provenza la vicepresidente. Siamo in via Girolamo Caruso 18 e lo scopo ovviamente dell'associazione è fare prevenzione e aiutare il soggetto con diabete nella quotidianità per la sua patologia. Noi ci muoviamo a livello del territorio anche nelle scuole, soprattutto per facilitare quello che è il rapporto tra l'ASP, la scuola e i genitori, per un esordio del bambino diabetico nelle scuole e quindi un'assistenza anche da questo punto di vista. Ovviamente facciamo convegni, siamo sempre presenti nel territorio e per appunto dare modo ai diabetici di conoscere e anche non diabetici di conoscere questa patologia. Siamo circa 50 gli iscritti all'associazione e speriamo di diventare di più anche per un sostegno non soltanto diciamo personale ma psicologico per queste persone come noi. Anna Allegro, il ruolo delle istituzioni, il Comune di Alcamo fa qualcosa per voi? Il Comune di Alcamo ha già offerto da parecchi anni una sede gratuita all'associazione ADA e devo dire che patrocina qualsiasi iniziativa noi proponiamo, quindi siamo abbastanza soddisfatti. Non siamo soddisfatti ovviamente delle istituzioni, parlo a livello regionale e nazionale, quando mi riferivo poco fa alle istituzioni, perché la burocrazia rallenta tanto le pratiche di rinnovo dei presidi delle persone diabetiche, quindi noi vogliamo farci promotori insieme alle figure territoriali competenti di portare avanti questa battaglia. Chiunque voglia si può unire a noi e mi auguro di andare avanti insieme in questo fine, in questo scopo.